questi mesi la curva sud si è spesa molto in città. Si è messa in gioco, ha rischiato intraprendendo nuove strade e sperimentando nuove esperienze. La casa degli ultra ne è un esempio, un luogo di incontro e aggregativo in un contesto come quello del centro storico che vive tutti i problemi negativi che questa società produce, relazionandosi con nuovi e vecchi soggetti con diversi punti di vista. Ed è proprio qui che sta la scommessa, nello stare assieme, nel condividere e nel riuscire a restare uniti senza mandarsela a dire. Partecipando a discussioni e iniziative di diverso genere, coinvolgendo le persone di passione popolare e amore per i pochi colori della città. Perché la battaglia più dura di questo periodo sta proprio nel rifiutare le divisioni che questo Stato ci impone. La tessera è uno di quegli elementi che più di tutti ci sono negli stadi e nelle città. Continuare su questa linea significa fare un gioco di chi ci vuole molto. La tessera va inserita in un contesto più largo e non si può analizzare la tessera slegandola dalle politiche repressive e di controllo messe in atto in tutta Europa e in Italia in particolare. Se era portata ad altro, ci rendiamo conto che la tessera assume un ruolo insignificante. Vi voglio proporre alcuni esempi di come il controllo e la repressione che abbiamo vissuto e testato sui nostri corpi per primi siano diventati fenomeni e strumenti di massa. Uno degli elementi che viene contestato fin dalla nascita della tessera del tifoso è la presenza del microchip con la tecnologia RFID, ovvero le frequenze radio identificative, che seguono ogni suo spostamento associandolo alla tua persona. Ebbene, nel 2017 tutti penso che abbiamo uno smartphone e quasi tutti abbiamo associato Google e Facebook. Entrambi i programmi riescono a sapere esattamente dove ti trovi, anche quando il dispositivo di geolocalizzazione è chiuso. Non solo, Facebook raccoglie tutti quanti i nostri dati e conosce le nostre preferenze, servendosene come meglio crede. Oltre a questo, Facebook riesce tramite la tecnologia di riconoscimento facciale a riconoscere i nostri visi, così come accade ai tornelli degli stadi o negli uffici della scientifica quando partono le indagini. Possiamo arrivare ad una semplice conclusione che il controllo è totale e di massa, ma cosa più importante è che inconsciamente tutti noi l'abbiamo accettato. Altri elementi contestati e contenuti nella tessera sono la possibilità di non riceverlo per motivi ostativi, quindi un DASPO in corso reati da stadio nel corso degli ultimi 5 anni, e le limitazioni alla libera circolazione delle persone. Se aggiungiamo il DASPO stesso, sono tre elementi che impediscono a un soggetto di spostarsi liberamente nella città in cui la propria squadra giocherà, o ne impediscono l'accesso allo stadio. Scusate. Stavo dicendo, insieme al DASPO sono tre elementi che impediscono ad un soggetto di spostarsi liberamente nella città in cui la propria squadra giocherà o impediscono l'accesso allo stadio. Ebbene, con l'applicazione del decreto Minni di tutto ciò accade anche al di fuori dello stadio, con la possibilità di seguire fogli di via della città, impedire l'arrivo delle stesse anche a chi non è ultra, applicare i DASPO urbani per vari motivi che possono andare da semplici questioni di decoro urbano, quindi punendo rovinati, ambulanti, soggetti che vivono gli espedienti, motivi politici, punendo chi manifesta, così come episodi di extralegalità. Un decreto che ha già prodotto i suoi frutti anche in questa città. Per quanto riguarda i tornelli e le barriere che delimitano lo stadio, il suo accesso, che abbiamo visto ereggere nei primi anni dei 2000 qui a Cosenza, anche in questo caso lo strumento è stato applicato nella società e nelle città. Ad Israele, infatti, per accedere da un quartiere all'altro devi passare tramite dei tornelli, devi superare delle posizioni e successivamente puoi avere accesso a delle aree, chiuse e delimitate da barriere alte più di 5 metri, che separano i cittadini come se fossero due tifoserie opposte. E ancora, le leggi antiterrorismo e gli stati di emergenza perenni, con le leggi antiterrorismo e gli stati di emergenza perenni, questi sistemi di controllo si estendono a tutta la società, applicando così i controlli, le restrizioni e gli strumenti repressivi ad ogni aspetto della nostra vita. Quindi vediamo applicare le stesse cose ad eventi di piazza, concerti, manifestazioni e quasi sicuramente li vedremo applicati a teatri, cinema, auditorium e locali che possono contenere più di 1000 persone. Un altro sistema di controllo che hanno messo direttamente nelle mani dei cittadini è la cocaina. Se negli anni 80 e 90 si diceva né gnugna né bagno per i non cosentivi, né eroina né polizia, ai giorni nostri va rifiutata e allontanata questa sostanza, soprattutto nei termini in cui viene assunta e gestita. Sono troppi i fratelli che ne sono vittima e che non riescono ad uscire. Una sostanza che rende aggressivi, che isola e ti fa vedere nemici dappertutto. Una sostanza che costa tanto e che tante volte ti indebita fino al collo, soprattutto per chi ha voglia.
La cocaina, che in tante diffusioni d'Italia ha generato guerra che nulla ha a che fare con il mondo ultra. Stando a tutto questo, possiamo dire che opporsi a tutto ciò, disertando, come molti hanno fatto con la testa, significa isolarsi dalla società e dalla socialità. Per questo credo che bisogna ripartire dal basso, fra la gente, per distruggere tutte le parole, le paure e le schizofrenie. Restare negli stadi e combattere nelle piazze e nei quartieri, creando spazi di libertà e consapevolezza, rifiutando le narrazioni di televisione, media e politici. Sfidare in maniera continua chi ci impedisce di vivere liberamente. Una battaglia, per essere vera, si deve combattere con il proprio corpo, perché se credi che una legge sia ingiusta, bisogna sfidarla e infrangerla. Ma soprattutto... Per i padroni gli ultra non sono necessari. Capire che il calcio riesce a fare i miliardi anche senza gli ultra e che alcuni presidenti potrebbero col tempo rivolgersi ad un'utenza più ricca e autolocata, relegando il popolo ad un abbonamento scarso. Però in una società dove tutto ha un prezzo, lo spettacolo e le emozioni che solo gli ultra possono dare non possono essere comprati. Grazie a tutti.